Benvenuto alle interviste sul divano a Dottor Gam. Dottor Gam. Dottor Gam, Andrea. 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 Preferisci Andrea o Dottor Gam? Andrea per ora. Andrea. Poi se lo faccio arrabbiare, signor Dottor Gam. Allora, innanzitutto benvenuto qua, benvenuto a Milano alle interviste sul divano. Un piacere. Ho ascoltato un po' di cose tue, partiamo da quelle, perché c'è un po' di roba in giro, però c'è tanta roba. Italiano, sì. Inglese, francese, c'è un sacco di roba. Adesso poi, visto che vivi in terra iberica, ne arriverà anche uno spagnolo. Guarda, si sta tentando di scrivere qualcosa anche in spagnolo, c'è qualcosa già in cantiere comunque, sì. E comunque sia, io ho fatto anche tanti concerti dove facevo anche tante cover, e tra tante cover c'era un artista che io amo molto, che è Manu Chao, che canta anche lui in spagnolo. Pur essendo francese, parla. Manu Negra, uno dei concerti più belli che abbia mai visto negli anni 90. Io me lo sono perso, però lui è veramente un mito. La tua concezione della musica, appunto, è un po' internazionale. È difficile, sai che l'ambiente, le radio, le cose vogliono inquadrare uno, quella roba lì, gli mettiamo quell'etichetta, quindi lo tiriamo fuori dal cassetto quando sono queste cose qui. Con te è difficile. Io parto tanti anni fa, inizio con il pianoforte, mia mamma mi mette sul pianoforte, avevo 5 anni addirittura. Poi 10 anni con la chitarra classica, faccio il conservatorio, poi troppo impacchettato, troppo stretto. Finire il conservatorio è una roba veramente da... devi avere una forma mentis, perché sennò non li sopporti. Posso dire anche una cosa, è anche un po' pericoloso finire il conservatorio. Mia fidanzata l'ha fatto 2 volte, figurati te. C'è 2 diplomi in conservatorio, pensa che matta. Pianoforte e clavicembalo. E quindi a 14 anni così scopro la Fender Stratocaster. Con il rock, e lì si apre un mondo. Più Hendrix che Bach. Esattamente. Anche se erano parentati per certi aspetti. Sì, io credo che la buona musica abbia dei grossi collegamenti, ecco. E poi avevo questa voglia di viaggiare, di conoscere, di appunto una curiosità di scoprire il mondo, e quindi la musica poi ha aiutato anche in questo. Diciamo che hai imbevuto la tua musica in vari correnti. Esatto. Poi dopo lì, chiaramente, quando inizi a suonare, poi hai sempre voglia di collaborare anche con musicisti che sono diversi anche dal tuo percorso, e quindi impari anche diversi linguaggi, ti innamori anche di altri generi. Così è stato: dal rock sono passato al folk, poi dal folk sono passato al funk al reggae. Poi... Non sei uno che si annoia? No, sicuramente no, sono molto curioso, quindi mi butto a capofitto nelle novità, ecco. Tanto è un'altra cosa che ho notato anche guardando i tuoi video, perché i video fatti molto bene. Ti ringrazio. C'è una gran cura da uno che fa video. Ho notato la gran cura, la qualità della luce è sempre perfetta. Grazie. Ho notato che anche esteticamente cambi un sacco. È sbarbato, è il pizzetto, è il collo, la barba. Cioè, è difficile tenerti fermo. Allora, casa ti riconoscono quando torni. Sì, questo qui sì, in assoluto. E no, adesso questo look ultimamente che sto tenendo è da poco prima della pandemia, ecco, si cambia sicuramente i connotati, avere una barba oppure no, tu mi insegni, no? Sicuramente anche a te, se ti sbarbiamo, sicuramente diventi un'altra persona. Esatto. Sto con la barba per cercare di tirare un po' sull'età, perché sennò non mi prendono sul serio. Ok, meglio così. E quindi ma non è nulla di preparato, ecco, vado dove mi porta un po' la corrente. Anche perché noi siamo una fascia meno attenta dei ragazzetti giovani su queste cose, dove per loro viene forse prima il look che prima la parte artistica. Non mi sembra il tuo caso. No, sicuramente no. Io credo che il look abbia sicuramente il suo peso, però la cosa fondamentale, cioè io faccio musica, quindi la cosa fondamentale è la musica. Quindi fatelo suonare. Assolutamente, fateci suonare, fatemi suonare. Non è facile, non è facile trovare posti dove suonare. Il locale a Milano, come si chiama? Genepi. Cioè a Milano non si può, fuori qualche cosa, qualche locale dove si può suonare, dove puoi fare la tua musica, cioè. Allora, a tutti i musicisti vi svelo un segreto. Bravo. A Fuerteventura si suona dal vivo da paura. Però devi andare a Fuerteventura. Perché dove vivi?
A Fuerteventura. La sa lunga, ragazzo, la sa lunga. A Fuerteventura c'è una situazione che per certi versi ricorda un po' gli anni 90, sai, quando c'era stata quella ondata grunge Oh, rock, ma no? poi anni 90 mi ricordo tu andavi in discoteca prima un'ora di concerto dal vivo di una band e poi Esatto. partiva la discoteca. Cioè, una cosa che se mi dice adesso mio figlio con 24 Non ci anni non ci crede nessuno. crede. Ma no, papà, ma no, dici quelle cose lì, ma non è vero. No, no, Esatto. giuro, c'erano le band dal vivo A che Fuerteventura. facevano musica loro. Sì. A Fuerteventura praticamente non c'è più neanche, non c'è più, credo che non ci sia mai stata per certi versi, almeno nel posto dove abito io, al nord, la discoteca. Sì. Sono tutte grandi situazioni live, c'è un melting pot di gente che viene da tutto il mondo, molti europei ma anche sudamericani, quindi generi qualsiasi, reggae, funk, rock, flamenco, cioè qualsiasi Quanto cosa. bene ti ha fatto tutta questa contaminazione? Beh, un po' si sente la tua musica. Ma secondo me c'è tanto, ha fatto tanto bene, ma ha fatto perché comunque sia la musica è un universo, eh. Cioè, non è che esiste la vita e poi la musica, no, c'è una musica per qualsiasi situazione di vita, quindi è un universo parallelo la musica. Quanto è importante vivere per poi avere cose da raccontare nella musica? Perché te che canti, Fondamentale. sono di 10 ore al giorno a suonare, poi vanno fuori a suonare la sera. Ma fondamentale, ed è per questo perché il viaggio mi aiuta tanto in questo, perché tu viaggi, incontri tante persone e ogni persona che incontri ha delle storie da darti, ma solo ed esclusivamente quando, non lo so, cammini per la strada con la macchina e vedi le luci accese delle finestre, C'è già un ogni mondo, finestra ha una una storia canzone raccontata. scritta. Dovresti dare il copyright a tutta la gente che incontri, praticamente. Questo qua Esatto. ti devo dare un punto di idea, perché guarda, grazie Esatto, per... Ma grazie. ti ispirano di più le arrabbiature o le cose belle? Cioè gli amori che iniziano e gli amori che finiscono? Le amicizie che iniziano e le amicizie che finiscono? Cos'è che ti ispira di più per scrivere? Io scrivo molto quando sono triste, quando ho bisogno di esternare qualcosa che dentro mi fa male, ok? Quindi ci sono delle persone che incominciano a dar pugni al muro, io ho bisogno invece di buttare fuori qualcosa. Buddismo si dice tramutare il veleno in medicina. Esatto. Infatti io credo che la musica sia assolutamente curativa, abbia un aspetto curativo molto importante. Però è anche un po' la macchina del tempo, perché quando tu ascolti una canzone scritta 10 anni fa, per quella storia d'amore che è finita, e non so te, ma io risento quelle cose che si sono passati Come no? 20 anni. Come no? Ci sono certe canzoni evidenti che non puoi neanche più ascoltare perché ti fanno male. Dice, Certo. magari sono passati 20 anni, adesso sono Certo. felicissimo, non ci penso più, però c'è quella capacità, è un po' una macchina Assolutamente una del macchina, sì, è tempo. vero, assolutamente sì. E ci sono delle canzoni che ti fanno più effetto, non tu, che quando quelle due o tre canzoni che quando le ascolti ti pigliano per i capelli e ti riportano là? Ma ce ne sono tante, ce ne sono. Guarda, esempio, allora, io come tutti credo quelli che vivono in musica o che vivono appunto con la performance live abbiano accusato il colpo della pandemia. Beh. Io sono stato un anno e mezzo chiuso in una casa a Rimini a fortunatamente produrre questo album che adesso sto proponendo. Una volta finito l'album non avevo più nulla da fare e fortunatamente poi con il vaccino ci hanno liberato e lì sono scappato fondamentalmente perché vedevo che la cosa era ancora lunga, ok? E sono andato proprio grazie alla pandemia, sono tornato a Fuerteventura dove comunque suonavo dal 2014, ma comunque sia suonavo un mese, 2 mesi l'anno e là mi sono proprio trasferito perché là era tutto aperto e si poteva suonare. Ecco, in quel periodo là, e vivevo al sud di Fuerteventura, io ho ascoltato per tanti mesi John Mayer, ok? Sentendo telefonicamente quello che era quassù, ed era un disastro quassù, se riascolto certi brani di John Mayer mi Ti riporta in quel che... No, in assoluto e vabbè, sento le stesse tu pensa che sensazioni. io ero qua e come vedi non ho neanche il balcone. Non potevo neanche andare sul balcone a suonare, ma ero chiuso qua dentro. Non è stato facile. Mesi. Non è stato facile. La mia fidanzata abita lontano, mio figlio abita lontano, io ero qua. Situazione assolutamente distopica. Vabbè, però ce l'abbiamo fatta. Esatto, Speriamo mai più più nella forti di vita. prima. Speriamo mai più nella vita una cosa del genere. Raga. Ci sono. Allora,
Si fa fatica perché sei molto serio per certe cose, però sei anche molto scanzonato nei tuoi pezzi. Penso a l'Italian Reggae Man, come Italia Italian Reggae Rastaman. Man, Rastaman, scusa, Rastaman, che visto, video troppo simpatico, troppo divertente, semplicissimo in fondo, molto semplice, però. Girato con una GoPro quella lì nelle dune di E Coralesco. infatti dicevo, ma dove ve lo dite? Adesso ho capito che eri là. Esatto. Ma lì, ecco, tu hai parlato della luce, no? Lì non è stato fatto Niente. nulla. Capisci che il sole del tropico, in una distesa di 18 km per 5 di sabbia bianca, con l'oceano a un Però non hai chilometro. avuto bisogno di far vedere tante cose. Ecco lì le qualità che ho apprezzato della parte del regista, è proprio quella di non aver bisogno di. Alla fine è un video di uno riposato sotto che cammina. Quello lì sì, e dopo l'altro invece è Sì, una cosa. però il cuore È quello lì, è lui che esatto, è quella cammina di camminata. Noccola. La Esatto. camminata di Noccolata era Rastaman. Esatto, la camminata, quella è la camminata del Rastaman proprio. E beh, quel brano lì, Italian Rastaman, è un brano che parla un po' della corsa dell'uomo moderno, io dico nel deserto dell'anima, Sì. fondamentalmente, che corre, corre e non si sa praticamente dove vuole Non sa neanche dove sta arrivare. correndo. Esatto. Invece il Rastaman invece è più vicino alla natura per certi versi e rallenta la sua corsa magari e si mette sotto al sole ad aspettare magari, no? E a pensare. È diciamo un gioco questo qua e quindi farlo in quel posto là era assolutamente indovinata la Quanto è più risposta. facile rallentare la vita in un posto come Fuerteventura? Molto di più, esattamente. Qua. Perché? Perché lo fanno tutti. E allora non sei la persona che resta indietro, capisci? Sì. Perché qui ti fanno sentire in colpa se hai uno stile di vita diverso, come se vivere godendoti le giornate o più tranquille quando fosse quasi una colpa. Corrono tutti. Sì, ma infatti non è tanto che gli altri ti fanno sentire in colpa, è che nasce in te quella sensazione là, hai capito? Perché comunque sia sei diverso poi, no, dalle altre persone. Invece in un posto dove tutti quanti rallentano la propria corsa, poi Ti puoi c'è. nascondere, In assoluto. fischiettando, Esatto. via, via così. L'ultimo pezzo si chiama Kilimangiaro, giusto? L'ultimo pezzo si chiama, adesso che è uscito, si chiama Sì. The Way No, no, Out. no, l'ultimo pezzo in italiano, In scusami, italiano, che è Kilimangiaro. È Kilimangiaro, uscito in ok? novembre questo qua. Ok. Ne fai uscire troppi, troppi, non c'è tempo di promuoverli. Se il tuo povero ufficio stampa diventerà matto. Ma loro sono contenti invece E lavorano. che esco con così tanti brani. Avevo questo album pronto che è stato fermo per un anno, poi un anno e mezzo perché Quindi ha anche non voglia di spingere. ripartiva questa cosa qua. Poi fortunatamente ho diciamo sottoscritto ho firmato con AWOL Sony Music UK poi e adesso ci sto facendo uscire singolo su singolo per poi raccogliere il tutto in un album probabilmente a fine anno. Hai già pensato un titolo? C'è già il titolo. E non spoileriamolo. Segreto c'è già. Vivere. Girando così tanto, ha anche un po' la difficoltà, se vuoi suonare con qualcuno, di avere, cioè forse è più facile una relazione stabile che dei musicisti stabili. Riesci ad avere un nucleo, una band col quale suonare o scegli, o a seconda dove sei, hai già dei musicisti di riferimento? La seconda dove sono, cioè, ho dei musicisti. Ma questo l'ho imparato proprio in questo viaggio intorno, diciamo, al mondo, anche se una piccola parte del mondo, perché ho fatto Europa e States più che altro. E chiaramente lì andavo molto spesso da solo con la chitarra, perché magari, che ne so, avevo conosciuto Bella. il musicista in tour qua in Italia che mi ospitava poi là negli States, e allora là aveva tutto il suo entourage, così è successo con un percussionista americano che abita nel Vermont, così è successo Che tra l'altro praticamente. sono zone un po' meno consuete da visitare. Sì, Quando tu sei a New York, a Los Angeles, esatto. Beh, lui, ma chi va nel Vermont? Steve Ferraris, lui si chiama, lui nasce a Staten Island, a New York, poi praticamente si trasferisce Mi nel ricorda qualcosa di uno Vermont. che nasce da una parte, poi trasferisce in un altro più tranquillo, un posto tranquillo. Ma chissà chi mi I ricorda. musicisti sono così, molti musicisti sono Ma così. molti, molti non purtroppo musicisti bravi sono così, quelli che più girano, più si contaminano per me. E rimanere invece fermi, impaludati, impoverisce. Sono Anche d'accordissimo, nella vita. sono d'accordissimo. Bisogna sempre andare a scoprire cose nuove e cose nuove le scopri molto spesso
girando, incontrando gente nuova, incontrando anche gente che magari parla una lingua diversa, ha degli usi, dei costumi diversi. Questo ti arricchisce in un modo pazzesco, ma anche nella musica stessa i generi diversi, il linguaggio musicale differente, cioè ti arricchisce inevitabilmente. In tutto questo, quanto una lingua ti influenza? Perché scrivere in inglese e pensare in inglese non è in francese, non è in italiano, non è in spagnolo. Com'è? Io sono stato abbastanza fortunato perché ho mia mamma che è insegnante di inglese e di francese, quindi ho iniziato a parlare l'inglese che ero veramente piccolo, Volente o 5, esatto, nolente? esatto. E nulla, adesso poi io ho una cosa che non è unica, ho scoperto che non è unica, che in tanti fanno, che comunque queste idee musicali mi nascono, ecco, nelle 24 ore, ma molto spesso si concentrano durante la notte, Sì, capisci? è una classica. Quando magari stai per prendere sonno o addirittura durante il sonno, e lì escono fuori delle cose inaspettate, perché per esempio La Mer, che è un brano Sì. in francese, l'ho sognato 2 anni fa, e il ritornello era in Era quello. francese, era in francese, era lui, e io lo parlicchio il francese, non lo parlo tanto, però e lì è uscito fuori quel ritornello. Poi, grazie a Kelly Joyce, non so se Sì. te la ricordi, lei ha scritto il testo, è uscito fuori questo brano, che poi è stato riprodotto a livello video con un'animazione grafica da Serena Paglino e da Luca Arduini, professore dell'Istituto Cine TV Roberto Rossellini di Roma, che con i suoi allievi hanno, ecco, tutti quanti hanno ricreato Beh, questo una sogno. bella esperienza. Bellissima, stupenda. Io quando ho visto il video finito, cioè, è uscita la lacrima, perché era proprio come avevo sognato io. Ma Questa mi sbaglio o storia collaborare per te è una cosa importante? fondamentale, fondamentale. Collaborare ti arricchisce, Riesci a non essere arricchisce. geloso però delle tue cose? Perché collaborare vuol dire anche aprire la porta che quell'altro ti dice, ma io quella roba lì la farei cos'ha? Ah. Io farei fatica. Ho imparato a non esserlo. Ho Che imparato a non pregio, che esserlo. pregio. Ma questo l'ho imparato abbastanza presto, perché io, sai, all'inizio, poi quando c'hai, che ne so, 13-14 anni così, la prima cosa che fai è metti su una band, no? Cioè non è che dici mi presento da solo, Sì, sì, no? sì. Quindi band su band su band, e all'inizio accentravo molto io, ok? E ho imparato, anche grazie alle collaborazioni che mi hanno fatto capire, oh, guarda che stai facendo bene, ma non benissimo, capito? Perché secondo me qui fai male, qui fai male, qui fai male. E allora ho cominciato a prendere in considerazione questi punti di vista differenti, e con il tempo poi ho imparato che aveva ragione poi. Quindi in assoluto la collaborazione io la ricerco. Non è che tutto quello che mi si dice poi è oro Sì, colato, ci mancherebbe altro, poi vabbè, ci valuti. mancherebbe altro. Però so, io veramente col mio carattere faccio una fatica pazzesca su certe cose a mollare. Faccio veramente fatica. Poi dopo mi sono trovato bene quando sono uscito a dire ok, troviamo il punto. Però non è assolutamente facile. È giusto che l'artista sia anche un po' geloso, o meglio, sei geloso delle tue canzoni, perché quando poi le rilasci non sono più tue. Ah, in Ah, perché io sento assoluto, sono di Kilimangiaro, quella tutti. canzone che parla del morbo e della mucca pazza. Ma no, veramente parla tanto. Ma no, ma io lo sento così. Certo. No, le canzoni, una volta che le butti fuori, sono assolutamente Un della po' come i gente. figli. Sì, sì, Ma ce sì. la fai? Sì, ma comunque sia sono della gente, sono comunque sia, quindi sei geloso a tre quarti, perché poi inevitabilmente, come un figlio, a un certo punto se ne deve Mica facile. Ma andare. ti è mai capitato di scrivere una canzone che viene completamente non capita e alla fine affezionarti al significato che hanno dato gli altri? Affezionarmi al significato che hanno dato gli altri dipende, perché no? Dipende che significato gli danno. Se lo Sì, stanno ma guardando proprio, cioè, certo. per esempio, Italia Rasta, che hai citato Sì? prima, quando c'erano degli speaker radiofonici italiani che un po' superficialmente catalogavano questo brano come un brano reggae da ascoltare con la sdraia e con il cocktail con l'ombrellino, Perché senso. il ritmo ci sta, ci Sì. può stare. Anche Poi se, chiediti cosa sta raccontando nella canzone, esatto, anche magari. se la canzone parla di tutt'altro, ma ci può pure Però è un stare, pezzo molto estivo, cioè potrebbe funzionare ecco. molto No, certo. bene. Cioè, ci sono tante canzoni che noi abbiamo cantato, canticchiato nella storia della musica allegramente col cocktail in mano, invece era una canzone Certo. Ma molto tosta. guarda, è arte. Quindi, cioè, può essere veramente interpretata
in mille modi. Quindi alla tua domanda rispondo sì, ci mancherebbe altro, ma va benissimo tutto. Poi ti dico, io amo scrivere ad immagini, ok? Quindi non sono il cantastorie Sì. fondamentalmente. E E lì sei un po' più regista. ma io infatti sono fortunato su questo punto di vista perché cioè, tutte le canzoni che escono hanno già il video. Sì, no, infatti ho notato. Infatti, domanda dopo è quella, preparati. Scrivendo a immagini, poi è chiaro che l'interpretazione poi da parte delle altre persone cioè, è sempre molteplice, cioè uno si focalizza su certe immagini, uno su altre, uno a quell'immagine dà un significato e qualcun altro magari ne dà un altro, ma ben venga, come un quadro Perfetto, per poi alla fortuna. fine. Ma fare il passo in là anche come regista, cioè di alzare il tiro e girare sempre più cose, sempre più, non ci hai pensato? Per la qualità. Allora, quando ho fatto la scuola del cinema io, ci hanno insegnato a girare le cose di 30 secondi. Quando giri bene le cose di 30 secondi e presto, Guarda, sì. è Ok. una discesa. Nelle cose da 3-4 minuti lavori già molto bene, quindi. Guarda, io ho avuto molta facilità, ecco, nella produzione dei video, quindi anche nella regia. Quindi chi lo sa, è chiaro che adesso la cosa su cui sono Musica, concentrato è assolutamente ovvio. la musica con tutto quello che mi dà, tornare sul palco più che altro. A suonare dal vivo è la cosa più importante in assoluto, perché a me piace la produzione, però comunque se la produzione mi deve portare sul palco, perché è assolutamente, dal mio punto di vista, la forma di musica con la M maiuscola, la musica live, quella suonata con strumenti veri, Vera, concreti, vera, vera. possibilmente, Io sono appassionatissimo di musica elettronica, però suonata. sì. Sì, esatto. Madonnata, con i Cioè, synth, là deve essere sempre pilotato sotto comunque c'è sia da qualche noi. synth, là sotto di fianco c'è un po' di robetta Perfetto. divertente, un po' di giocattolini, che a sembrare campioni non è proprio fare musica. Poi ci sta, è arte anche quella, per carità, c'è gente che fa delle cose pazzesche, però sarà Sì, ma è un'altra performazione, non è. cosa. No, 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 ma è un'altra cosa. Cioè, secondo me, appunto, torno a dire, il pilota umano ci deve essere, voglio dire, in una performance live. Non puoi lasciare in mano tutto quanto alle Certo, macchine. finisce come fanno quei DJ set, cose che continuano a girare delle cose e in realtà è tutto già programmato. Sì, Tu prima ma... non E fanno finta, non fai niente. adesso, guarda, non voglio essere polemico, apro una parentesi e la chiudo, anche l'intonazione delle voci, no? Che Sì. ultimamente è di moda, cioè, ecco, Beh, questa... si usava a livello strumento musicale il vocoder, che è molto simile al vocalist, all'autotune che c'è L'autotune... adesso, si usava anche 30-40 anni fa, Sì. ma in una maniera differente, pezzettino e Ci sta... artisticamente, non perché non so cantare, allora mi fa cantare Cioè, lì ugualmente. praticamente metto a 100 l'autotune dall'inizio fino alla fine per un'ora e E mezza. però È un sì, po' però diverso. insomma, diciamo che in pochi, ma chi se ne intende lo capisce, lo capiamo quando è autotune, cochi, lo capiamo che è autotune. Non è che c'è bisogno che ci fanno sentire la traccia senza autotune che suonate, non lo sappiamo. Però nella musica dance e nella musica elettronica così, spesso e volentieri sono arrivate le ultime novità nella nostra musica un po' più mainstream, perché si innova un po' poco, forse l'abbiamo già. Io penso che dopo il punk fare qualcosa di nuovo sia veramente molto difficile, perché era stato fatto tutto per il punk, ok, mettiamoci una pietra sopra. Pensi anche tu che sia interessante guardare quel mondo lì perché almeno a livello di sonorità qualcosa di nuovo esce, o hai fiducia che qualcosa di nuovo ogni tanto uscirà? No, ma io credo che la musica è un universo sconfinato ed è sempre in evoluzione, quindi c'è chi dice che tutto è stato scritto, assolutamente no. Cioè, ricordiamoci che negli anni 90 è uscito fuori un gruppo che si chiamava Nirvana, che ha buttato fuori dei brani allucinati di una bellezza unica. Kurt Cobain scriveva da paura, scriveva e sembrava che erano brani già scritti, ma era tutto nuovo, era. Capisci? Quindi la bellezza della Unito musica è con anche una questa. Suonata musica cruda, ruvida con tre e strumenti. cioè, sbattevano in faccia in un momento in cui si faceva il barocco più assoluto in tutti i Esatto, generi la musicali. New Wave, sai, queste robe qua anni 80. E lì c'è stato anche un periodo molto pericoloso per la musica, specialmente in Italia, con tanto playback Sì, poi, no? Con delle produzioni ricordo. veramente di basso livello, così. C'erano cose imbarazzanti, Sì. leggenda vuole che Battisti smise di
di esibirsi perché in playback si vergognava, dal vivo lui era intonatissimo, ma non sopportava di fare il playback e quindi si ritirò a vita privata. Ci sono state anche delle edizioni di Sanremo tutte in Me lo giro. ricordo, stavo per dirti anche quello, me lo ricordo benissimo, Incredibile. veramente vergognoso, era Vergognoso. Sì, inguardabile. esatto. C'è da dire che almeno negli ultimi anni, da quando ha ricominciato a suonare le orchestre, eccetera. Sanremo ha anche migliorato tantissimo il sound Sì, proprio, perché. ma io riflettevo l'altro giorno con la mia fidanzata che dovrebbe storcere il naso che è musicista classica, che invece le cantichiamo tutte quest'anno. Ah, ok, bene, molto bene, Boh, molto bene. non saranno i capolavori, però ce n'è, gli altri anni, dopo passato un mese, adesso siamo fisicamente, per l'intervista magari la vedrete fra 100 anni, nel 2024, i primi di maggio, che è passato un mese e mezzo dall'ultimo Sanremo, normalmente non ci ricorderemo quasi nessuna canzone. In realtà, se ne canticchio una, finisce il verso. Quindi, Ok, quindi non, boh, positivo, molto positivo. dal nostro punto di vista, sì, beh, allora, finché si fa, io dico sempre, finché c'è musica, finché suonano davvero, cantano davvero, da amici, X Factor, mi va bene tutto. Poi magari i miei gusti, come vedi là, sono roba un po' più. Sì, Qui si ecco ascoltano ancora il CD, qui si ascoltano i Beatles, guarda, le Zeppelin, ecco, vabbè, siamo anziano, hai quindi. citato, capito, i talent show, no? Anche lì benissimo, si suonano dal vivo, cioè, lì ci metterei anche lì una band a Qualcuno lo suonare, fa, qualcuno qualcuno lo lo fa, fa. sì, infatti. Il problema, ecco, che tutti quei CD che tu hai qua, sicuramente molto pochi sono usciti fuori da un talent, No, credo nessuno. ecco. Credo assolutamente nessuno. No, anche perché qui stiamo parlando di musica. I primi due piani, straniera dal 70, 60, dai Beatles 60, agli anni 90 più o meno, qualcosa del 2000. C'è, resta musica italiana di quella più particolare, un po' più varia, ma no. E lì c'erano i club, c'erano, no? C'erano i club con la musica dal vivo, no? C'era Era un altro mondo. il talent scout che andava nei club Però, a vedere, no? sì, La band. in realtà oggi ci sono forse paradossalmente più proposte che ascoltatori. Cioè, io ricevo mediamente, io credo almeno 10 singoli nuovi un giorno. Addirittura. Stiamo parlando, non so se ci rendiamo conto, 300 al mese, cioè Certo, 4.000 l'anno, una roba del genere. Quando negli anni 90, negli anni 2000, lavoravo per dei grandi network, dei grandi radio, me ne arrivavano 10 alla settimana. Ma 10, 5 stranieri quello. internazionali, 3 italiani forti, 2 giovani internazionali, 2 giovani italiani. Qua arrivano tutti i giorni, Io tutta la sera. credo che sia una cosa positiva e negativa. Nel senso, positiva significa C'è che c'è. fermento. Sì, che c'è fermento, che io credo, no, credo, è appurato ormai che adesso si mastica tanta più musica rispetto a 30 anni fa, perché comunque sia, è tutta gratis, c'è questa musica liquida, quindi se ne mastica, Sì. cioè, gira tanta. Distrattamente Il forse. problema, appunto, è andare a capire poi qual è quella buona e quella magari un po' meno buona, ecco, perché cioè, anche le tecniche, diciamo, di registrazione, piuttosto che tutti gli artifici di cui abbiamo parlato prima, aiutano un po' tutti a far musica. E poi dopo. Anche una volta, io faccio sempre l'esempio più particolare, una canzone famosissima di Vasco Rossi che è stupendo, che è una canzone che ha un testo molto particolare che l'abbiamo capito in tre al mondo. Però anche all'epoca, parliamo di Vasco Rossi, parliamo di un pezzo famosissimo, della roba che ti ascoltano, ma anche all'epoca non è che tutti capivano cosa stavi cantando. Questa cosa ti preoccupa un po' che di non essere capito fino in fondo o alla fine riesci a fregartene, No, che no, sarebbe una grande ma dote. io non sto parlando solo ed esclusivamente del messaggio, io Sì, parlo proprio della fattezza, di proprio del tutto, brano, cioè si sa. Beh, quello siamo ancora meno a capire se è fatto bene. cioè, dovrebbero arrivare cose anche di un certo livello, cioè, voglio dire, no? Sia a livello emotivo, ma l'emozione poi deve essere
molto spesso quella emozione là viene supportata anche da tutto il resto, da una condizione armonica, melodica, timbrica, eccetera, eccetera. Con tutto questo, diciamo, disastro di musica che sta accadendo, come dici tu, la musica distratta, poi chi è in grado veramente di capire se un Io prodotto ho poi vale. prodotto un disco di musica classica, prodotto qua dentro, quindi assolutamente tutto digitale, suonato e scritto, però fatto suonare da Certo. sinte e da cose. E uno in Italia mi ha detto: vabbè, i violini sono finti, ho un direttore d'orchestra. Della Vienna, È insomma, l'unico che se l'ha accorto, tutti gli altri certo. assolutamente no. La musica è la tua coperta di Linus, cioè quanto te la porti dietro veramente dappertutto, ci sono dei momenti in cui riesci a metterla da parte. È una Cioè io sana mi alzo la mattina malattia. accendo. Sì, è una sana malattia questa qua che assolutamente, cioè, non mi abbandonerà mai. Cioè, ti dico, cioè, addirittura escono fuori le canzoni mentre sogno, capito? Che quando dormo riesco Senti, a ma liberarmi. per chiudere, perché mi è piaciuto tanto un tuo brano e perché Kilimanjaro? Ti è Perché? piaciuto Chi Ma mangia? molto, molto. Ok. Ma sotto il punto di vista del Devi messaggio, indovinare. Messaggio, cioè, l'ho ascoltato, mi sono messo d'accordo ieri che saresti venuto, ho fatto i compiti oggi. Ok. Mi è piaciuto molto, mi è piaciuto tantissimo l'arrangiamento, le vocine, i coretti, le Ok. cose. Veramente un pezzo particolare. A questo punto spiegami di cosa parla, così quando lo ascolto capisco anche perché mi è piaciuto in maniera inconscia. Kilimanjaro è il primo singolo di questo album e questo album è stato prodotto ma maggiormente durante il periodo Sì. della pandemia e guarda caso è proprio l'incipit della pandemia, quel 4 o 8 marzo, l'inizio praticamente di marzo 2020. E 20 che io mi trovavo in questa casa in campagna nel Riminese e a un tratto c'è cominciato a girare in testa questo ritornello che diceva una montagna in denaro che sembra il Kilimangiaro, una montagna in denaro che sembra il Quasi un Kilimangiaro, mantra. esatto, e a quel punto lì, cioè, il significato era palese, era pesante, era, cioè, la ricchezza, i beni materiali in quel momento valevano zero. Tranne se dovevi comprare cose su Amazon. Esatto, sì, ma lì stavamo parlando dei primi giorni, Non ancora, avevamo ancora quella ancora concezione. Bravo! Non avevamo ancora quella c'era, concezione. esatto, c'era quella situazione veramente di stasi, un E po' adesso cosa di cosa, facciamo? esatto, cosa sta accadendo, capito? E appunto tutta questa ricchezza non ci aiutava a uscire da quella condizione e non ci alleviava neanche, Però è un neanche pezzo troppo. allegro, non è un pezzo triste. Ma vedi, questo Ha amaro una dolce bitter, a sì. me, ecco, piace, escono fuori così molto spesso. Difficilmente faccio le canzoni super allegre o super Ma un tristi. po' il tuo carattere, quindi, cioè, Sì, rispecchia un po' la persona che sei. ma infatti anche il mio nome, Dr. Gam, è un po' questo dualismo, no? Che la parte centrale del nome, Andrea Dr. e Gam, la testa, con il cuore e la testa, quindi c'è questo. Cognome difficilissimo, Esatto, quello toscano, Gamurrini. Gamurrini, toscano proprio Toscano, di. Arezzo. Ah, perché non lo sapete, me l'ha spiegato prima. Lui praticamente è nato di qui, figlio di là, ha fatto cose, ha girato il mondo, quindi praticamente una polide. Confondiamo le idee ancora di Hai più. detto, non mi faccio mettere da nessuna parte. Va bene, Andrea, grazie mille per essere Ma stato qua, mentre grazie stai sul divano. A presto, io appena sei dal vivo da ste parti o in zona raggiungibile arrivo. a te. In Fantastico. bocca al lupo. Ciao, grazie.